Questo servizio è offerto da... Ciao, sono Giada, la vostra consulente in nutrizione. Desiderate tornare in forma ed essere sempre al top? Contattatemi su Facebook, mi trovate anche su Instagram. La Sampdoria batte l'Alzano ma rimane in Serie B. I blu cerchiati infatti aspettavano un miracolo da Bergamo o da Cosenza, ma questo miracolo non è arrivato e così la squadra di Giampiero Ventura termina questo campionato al quinto posto della classifica. Ci riproveremo l'anno prossimo, ha detto negli spogliatoi Ventura. La delusione dei tifosi comunque è grande. Oggi i sostenitori blucerchiati hanno incitato la squadra per tutto l'incontro. Poi, alla fine, hanno duramente contestato il presidente Enrico Mantovani, la dirigenza, ma anche il tecnico Ventura. Per la Sampdoria resta il grossissimo rammarico di aver dilapidato in questi ultimi mesi un prezioso patrimonio di punti. I blucerchiati, infatti, in 7 partite hanno collezionato solamente 2 punti, gettando via così la promozione. E veniamo alla gara di oggi, fondamentale anche per l'Alzano che doveva assolutamente vincere per sperare di rimanere in Serie B. La squadra di Foscarini è partita subito forte, sfiorando il vantaggio in 2 circostanze. Poi è arrivato il primo gol d'Oriano, firmato da Jovicic, oggi in campo sin dal primo minuto. Il raddoppio blucerchiato arriva invece su calcio di rigore, dal dischetto non sbaglia Flachi, 2-0. Gli altri gol nella ripresa, ancora su calcio di rigore, la terza segnatura d'Oriana, firmata da Vasari. Poi l'Alzano si scuote e segna prima con Ferrari, poi con Floriancic. Finisce 3-2. Negli spogliatoi si scatena una rissa tra Veronese, Vasari, Salvatori e Ugo. Sugli spalti esplode invece la contestazione all'indirizzo del presidente della Sampdoria Enrico Mantovani, che ha dovuto lasciare lo stadio scortato dalla polizia.